A me sembra che questi 2 mesi non siano assolutamente passati. Il pensiero di allenarmi mi dava... Lunedì 4 maggio e così è come iniziano le mie giornate. Dopo colazione, che quando c'è il sole faccio qui sul patio, rimango qua fuori a lavorare, editare, prendere il sole fino a che non mi alleno, insomma. Dipende anche perché vedere il computer con il sole non è facilissimo, ma sto qua e infatti l'abbronzatura è dovuta anche a questo. Una cosa che mi chiedete spesso è perché indosso sempre le cuffiette, e il motivo è questo: perché sono costantemente attaccata all'audio del mio computer, dove o edito o ascolto video, e ho una cassa del computer rotta e quindi mi è più pratico ascoltarlo con le cuffie in più, così non disturbo Jimmy che sta lavorando alla tesi. Mi sono cambiata, sistemata e sono venuta qui nella mia nuova workout area all'aperto. E ragazzi, cioè allora, voi non avete idea di quanto io sia felice, perché devo dire che in questa quarantena ho ritrovato veramente la gioia di fare video, di condividere. Non ho mai pubblicato così tanto. Ho voluto veramente condividere tutto il mio percorso di allenamenti, vlog, eccetera. E sono strafelice, cioè vi voglio raccontare un sacco di cose. Penso che durante la mia normale routine è qualcosa che provo a fare, ma siccome sono magari presa da 10.000 impegni, mi pesa e lo trovo difficoltoso. Invece adesso ho avuto la possibilità di fermarmi, ovviamente, e focalizzarmi sul fare ciò che veramente desidero. E ritrovarmi a fare 100.000 video mi ha dimostrato che questo è veramente ciò che amo fare. Quindi nulla, sono strafelice, e sono anche strafelice perché si vede che anche voi apprezzate tutto questo mio... non, sì, impegno, perché comunque è un impegno, però questa mia dedizione... perché ho visto che siete cresciuti tantissimo. Infatti volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti al canale e spero di, insomma, non deludervi. Comunque, sono le... non ho l'orologio. Ah, a proposito, ho tolto l'orologio. Io ho uno smart tracker, il Fitbit, e l'ho tolto per due motivi. Uno, perché mi si è scaricato, come dicevo io non sono venuta qui per rimanere, quindi non mi ero portata il caricatore, e due, perché mi dava l'angoscia, cioè al quarto o quinto giorno in cui vedevo che al giorno facevo 300 passi, ho detto: senti, noi ci rivediamo a fine quarantena. Poi mi mandava le notifiche: ehi, muoviti. Quindi se avere uno smart tracker in questo momento vi dà ansia, angoscia, raga, impacchettatelo e tiratelo fuori a fine quarantena, quando sarà possibile fare più di 300 passi al giorno in giro. E, basta, ora sono qui, mi alleno. In realtà non so bene cosa farò, e anzi, sarò sincera, io la settimana scorsa praticamente non mi sono allenata, o meglio... allora, io mi sono disegnata si dice, non lo so, un programma di allenamenti basato su 3 giorni. Quindi un giorno cardio, un giorno upper, un giorno lower. A rotazione, quando voglio fare uno faccio l'altro, ok. La settimana scorsa però non ero molto nel mood. Il pensiero di allenarmi mi dava, non dico l'angoscia, ma non volevo allenarmi. Cioè non mi dava la serenità che solitamente mi dà. Quindi non mi sono allenata. Ho lasciato da parte il mio programma, ma ho fatto quello che desideravo fare, e desideravo fare verticali, senza proprio dedicare un momento alla sessione verticale. Quindi non venivo qui a un determinato orario a farmi la mia sessione di verticali di tot minuti, ma semplicemente quando avevo voglia mi alzavo,
Venivo qui, facevo 4-5 verticali, stavo in realtà alla fine mezz'ora, un'ora, perché adoro fare le verticali, e poi tornavo giù quando non avevo più voglia, quando ero stanca, quando mi ero stufata. Fare questo mi ha permesso di riconnettermi con me stessa, ho fatto esattamente ciò che desideravo fare in termini di allenamento. Ok, non sarà stata la settimana in cui ho fatto cardio, ho allenato i glutei, ma dopo questa settimana passata a fare esattamente ciò che desideravo, mi è ritornato il desiderio di allenarmi. Quindi infatti ieri pomeriggio ho preso in mano una kettlebell e mi sono ritrovata a fare un leg day. Oggi in realtà non ho un'idea ben precisa adesso, ma sono sicura che appena mi metto lì e dico ok, mi alleno, decido che allenamento fare, se fare cardio, se fare upper, gambe no perché fatte ieri, o verticali. Ed è finalmente spuntato il sole, è venuto caldo, quindi oggi veramente bellissimo tempo. Vi faccio vedere un mio nuovo passatempo. Secondo me questa quarantena mi sta facendo impazzire. Aspetta. Ma è comodo, raga. Cioè, veramente comodo. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Don't think about anything. Spread my wings and fly away. Ecco, un motivo per cui forse non sono mai venuta quassù è che sono proprio sotto le finestre dei vicini, mentre quando ero lì sul marciapiede no, non mi vedeva nessuno. Quindi Silvia, vado a buttare il giudice. Ma cosa fai con lo zainetto? Da scuola? C'ho il vetro, sì, vado a scuola di differenziata. Di immondizia. No, di differenziata. Luna, si vuoi attorcigliare un altro po' il nostro cancellino? So, tra un po' tu ci diventi un tutt'uno. Silvia, vado a buttare la spazzatura. Fammi i cazzi miei! E tu fatti i cazzi tuoi! Come vi avevo detto, oggi è lunedì 4 maggio e da oggi si possono rivedere i congiunti. Non ci credo che sono passati 2 mesi da quando ho mangiato per l'ultima volta la pizza, però, cioè, allora, io non so voi, però a me sembra che questi 2 mesi non siano assolutamente passati, cioè mi sembra ieri che era marzo, che sono arrivata qui, che ho mangiato la pizza, perché la sera dopo che ho mangiato la pizza ci siamo rinchiusi in casa, e mi sembra davvero che questo tempo non sia passato, ed è una sensazione stranissima. Sarà perché ho fatto esattamente le stesse cose nello stesso luogo ogni giorno, sarà perché ho anche indossato sempre gli stessi vestiti, e quindi le giornate mi sembravano uguali, ma cioè io non so voi, ma a volte, a parte non sapevo più che giorno fosse, o meglio ancora, non lo so, ma a volte mi capitava di non sapere nemmeno che ora del giorno fosse, cioè, ma non tipo le 3 o le 4, ma proprio tipo mattina o sera, cioè mi sono appena svegliata o no, ho fatto colazione o pranzato, cioè è veramente una sensazione assurda. Fatemi sapere se anche voi avete provato queste sensazioni. E basta, quindi adesso siamo sotto la pizzeria, perché adesso si può fare da sport. Abbiamo chiamato, abbiamo prenotata, ora è entrata Jimmy e non vedo l'ora. Pizza. E dove la mettiamo? Non lo so. Perché adesso torniamo su e praticamente... No, che vai? Tra piedi? Sì, senza quella, glutine, la... scusa. Aiuto! Verso casa e oltre! Che, tra parentesi, sì, scusate, gli ho appena dato un morso perché ho fatto le foto.
ma è bellissima. Adesso la taglio a metà e la scaldo in padella e poi qui ho i condimenti, rucola, prosciutto e parmigiano. La bontà del pomodoro si sente da qua, cioè strepitoso. Una deficiente. Io sto aspettando che qui lo chef finisca la sua creazione. Mi si è piegato il piatto. Noi come sempre, margherita, io con le verdure e poi la facciamo noi con le nostre dosi. E certo. E tagliala. Tutta mia luna. Oh via, oh via, eccolo, eccolo, è uscito il primo pezzo. Primo pezzo? Ma come mi ha fatto cin cin? Cin cin, si ura. Mangio le fanze. Capopini. Sa di libertà acquisita. Bene, ciao ciao. Ti sei chiavigliato. Da farci uscire la bocca a te, non ti ricordi? Che vuoi dire? Che voglio dire? Non fa finta di non capire.